permesso di fare neanche una telefonata. Se qualcuno dei miei si è comportato male, io vi chiedo scusa per questa. Ma avere il segretario regionale era un atto dovuto. Io però ringrazio Emiliano, che ancora una volta è un gladiatore. In questo momento forse qualcuno ha capito che Realtà Italia è un partito nazionale, non è un'associazione civica come tante altre a Bari, e questo è il risultato che noi volevamo ottenere, oltre alle scuse di Michele Emiliano, che chiaramente per alcuni comportamenti in cui siamo stati fraintesi ci hanno fatto piacere. Ha già sentito De Caro in merito alle accuse che ci sono state in queste ore che hanno anticipato le elezioni? De Caro è a Roma perché pensa ancora, ed è il problema che noi abbiamo, noi baresi, pensa ancora che Roma debba avere il suo tempo. Noi De Caro non l'abbiamo sentito come Realtà Italia, ma vorremmo che venisse al più presto a Bari, perché la fiducia di Renzi è importante, ma la fiducia dei baresi lo è ancora di più. Avete fatto una richiesta precisa alla coalizione del centro-sinistra e al PD in particolare? Assolutamente sì, l'abbiamo fatta da 3-4 giorni, iniziamo in streaming a organizzare il tavolo del centro-sinistra per parlare del programma della città di Bari per i prossimi 5 anni. Senza un programma sociale Realtà Italia avrà difficoltà. Questo incontro garantisce l'unità della coalizione? L'unità della coalizione c'era anche prima. Però è evidente che sono accaduti da una parte e dall'altra, e da questo punto di vista mi permetto di dire che io avevo un atteggiamento più arbitrale che di parte, e quindi era giusto che questo clima venisse raffreddato. Ed è, secondo me, stato giusto anche dire che se qualcuno ha sbagliato deve chiedere scusa, se qualcuno ha ecceduto, diciamo così, violando norme scritte o non scritte, è bene che tra buoni amici si ritorni su queste cose e si chiudano per sempre. L'unità della coalizione di centrosinistra non era in discussione e non è certo stata ricostituita oggi, però è chiaro che noi abbiamo adesso ricostituito l'amicizia, che è una cosa importantissima, perché una campagna elettorale è una cosa dove il legame tra le persone è di centrale importanza, e soprattutto abbiamo in comune una cosa: la voglia di occuparci della parte che non conta niente della città. Noi siamo quelli che si occupano delle persone che non contano niente. Hai parlato con Antonio De Caro? Certo che ne ho parlato con Antonio De Caro, ovviamente anche Antonio, come Realtà Italia, è molto, come posso dire, è ancora pieno di adrenalina della competizione, e quindi sono venuto io, come al solito. Come si dice, ci ho messo la faccia anche questa volta. Così, se il candidato è assente e lei c'è, non sembra, diciamo, un candidato sotto tutela, De Caro? No, io sono il capo del centro-sinistra della Puglia, perché sono il segretario del Partito Democratico, e sono venuto a parlare con il capo di Realtà Italia, che è un partito che è in Abruzzo, in Puglia, in Basilicata. In Basilicata ha già aiutato un presidente del centro-sinistra del PD a vincere, oggi erano a fare le primarie con Luciano D'Alfonso in Abruzzo, e sono venuto a fare il mio lavoro. Io non metto sotto tutela nessuno, però chiunque si candidi a Bari è, rispetto al segretario del Partito Democratico, è in dovere di rispettarne gli indirizzi, di rispettarne ovviamente la coalizione politica così come viene presentata dall'insieme dei partiti. Il candidato è il candidato, i partiti sono i partiti.